già al secondo giro. Eravamo già al secondo giro. Abbiamo sbagliato a costruire le dinamiche. No, di... era pensata. Entrare al secondo giro, ho scritto qui. Allora, entrare al secondo giro. È tutto perfetto. Tutto perfettamente perfetto. Tutto preciso. Assolutamente. È tutto in ordine. Sì. Molto bene. Cari amici, grazie per essere di nuovo con noi con questa ben quarta episodia. Della costruzione musicale e culturale attorno a questo simpatico strumento che si chiama vibrafono. Che si chiama? Vibrafono. Non è xilofono. Non è lo xilofono, no, attenzione perché si apre la porta spazio-temporale. No, ho detto non è, infatti. No, non è lo xilofono. Infatti. Potremmo anche chiamarla questo programma Non è lo xilofono. Ma sai che ti ricordi che ti avevo raccontato nella prima puntata che il vibrafonista Drew Tucker ha creato... Ma che bello gli aneddoti, quanto mi piacciono gli aneddoti! Sì, Drew Tucker è un bravissimo vibrafonista americano che ha creato un brand, cioè proprio magliette, cappellini, così it's not a xylophone. Bravo, è vero. Lui è un didatta, è anche un musicista solista. Sono tornati gli applausi agli 80. Finalmente, mi sono mancati sinceramente. E quindi, insomma, la nostra trasmissione è ripartita, siamo molto contenti di essere con voi, è vero, in questa simpatica diretta in cui parleremo di jazz, parleremo di vibrafono, parleremo soprattutto di quello che c'è a livello tematico. E questa sera a livello tematico c'è la notte. Sembravo Barbero. Mi ricorda di più Marzullo. La notte. Vabbè, sì, la notte. Cosa per lei la notte? L'argomento. Allora, signori e signori, Simone Vailati alla regia è qui con noi, grazie. Simone Vailati è la voce che sentite a casa, sostanzialmente, che dice le cose. Che dice le peggio cose. Cose inutili? No. Sì, e lo dico io. Per motivo. Lo dico io. Simone Vailati ci aiuterà ad addentrarci nel percorso legato alla musica questa sera, ma soprattutto legato al cinema. Perché? Perché Simone Vailati interpreta la vocina che dentro di voi c'è quando io dico le cose. Cioè, io racconto un aneddoto, voi vorreste fare una domanda, non fate in tempo a pensare a quella domanda, c'è già Simone Vailati che la dice. Che la chiede. E che tu... Che la rispondi? Io tento di risponderla nella maniera più corretta possibile, anche se poi nel 90% dei casi mi tocca correggere, perché poi vado a rivedermi le cose e ho sbagliato. Ho commesso un errore nella prima puntata. Soprattutto quando si parla di date. Si parla di date. Di date. Ho sbagliato, vabbè, clamorosamente ho toppato una data nella prima puntata. Adesso te la porteremo sera... avanti per sé, non te la perdoneremo mai. È giusto. Non ci si può sbagliare su certe cose. Io ho commesso un errore, quindi va. Cari amici, pago, ma pago anche consapevole del fatto che la puntata di questa sera, che parla della notte, abbiamo scelto questo tema. Perché? Perché prima di tutto questa stessa trasmissione finisce di notte. Quindi noi facciamo tardi di solito. Comincia di sera, sera inoltrata imbrunita, una sera imbrunita scura. Una prenotte. Dopo questa prenotte di solito si arriva la notte. E la cosa che più accomuna personalmente la mia carriera e quella di tantissimi miei colleghi è proprio la notte, cioè il fatto di aver vissuto più di notte che di giorno. Quanto mi fai Marzullo stasera, tu non ne hai un'idea, guarda. Ma guarda, essere Marzullo è il sogno di ognuno di noi nati negli anni Ottanta, cioè io mi ricordo che la trasmissione che faceva, per esempio, non potevo mai vederla perché bisogna andare a letto presto, cioè non si può andare a vedere la trasmissione così tardi. Mi è capitato un paio di volte di avere tipo l'influenza e di dover stare a casa, quindi magari, sai, comincio a scambiare il giorno con la notte da piccolo e ho visto qualche puntata, pochissimo tempo, però ho visto qualche puntata, se me la ricordo. Allora, proseguiamo quindi il nostro cammino all'interno di questo racconto, perché cercheremo di raccontare sempre le vicissitudini del vibrafono, però attraverso questo tema che è la notte. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del viaggio, per esempio. Nella prima puntata abbiamo parlato dell'inizio, perché era la prima puntata, appunto, si iniziava, quindi abbiamo raccontato l'inizio dello strumento, l'inizio di alcuni standard. Siamo coerenti. Sì, cerchiamo un minimo di coerenza. Doppia personalità nella seconda puntata, in cui abbiamo raccontato alcuni stilemi anche propri musicali. Alcuni? Stilemi propri della musica. Stilemi. Tutto attaccato? Stilemi. Aspetta che me la scrivo, poi me la vado a cercare. Bravo. Se vuoi puoi scriverlo anche in inglese. Stelami. Si scrive. Okay. È vero. Guarda, ti meriti un applauso. Però potresti montare anche le risate anni 80. E le cercherò. Ecco. Certo, potrei stupire. Bravo. E quindi
Questa sera, appunto, parlando della notte, vogliamo raccontare, seppur in maniera molto leggera, quello che ha significato la composizione musicale che ha attraversato la notte come tema. Quindi parleremo della luna, la luna vera, la luna reale, le stelle, parleremo della notte intesa come un momento di raccoglimento, ma anche un momento in cui succedono un sacco di cose. Quindi c'è una parte legata anche alla paura, il buio, l'assenza di luce, la notte, fondamentalmente, un momento per creare, potrebbe anche essere un momento per creare, poi parleremo anche di questo, e poi c'è da dire anche la pace della notte, perché molto spesso la notte porta consiglio, si dice, qui non volevo cadere nella banalità, Però ci siamo però caduti. ci siamo caduti. Cari amici, una cosa importantissima per quanto riguarda la notte è identificare, per esempio, l'unica fonte di luce che dovrebbe esserci nella notte, che è la luna. Alla luna sono stati dedicati un sacco di brani. No, non suoneremo Blue Moon, perché ho proprio deciso di non suonarla. Non perché non sia un bel pezzo, un bellissimo pezzo, però mi sembrava un po' didascalico, un po' Didascalico, scontato. esatto. Allora ho scelto questa Peccato, canzone. io guarda, volevo sentirla stasera. Eccola. Allora dovevamo parlarne prima, dovevamo fare un briefing, come dici tu Che non è giustamente, stato fatto. che non è stato fatto, però Blue Moon ce la giocheremo più avanti, dai, quando parliamo anche di altre cose. Possiamo Ma sì, in collegarla. qualche modo gliela buttiamo dentro un'altra Sì, sera, un altro però se ti fa appuntamento. piacere comunque ascoltare questo brano, a me questo brano piace moltissimo, non è molto eseguito, devo dire la verità, cioè non è un brano di quelli che si scelgono spesso, è un brano che si intitola It's Only a Paper Ah, Moon. scusa, infatti pensavo parlassi di Blue Moon, ho detto come No, no, si no, sente no. Il dappertutto, brano, scusa. no, assolutamente. Il brano Ah, che abbiamo scelto per iniziare questa sera si intitola It's Only a Paper Moon, che è una composizione che faceva parte di un musical ed è stato nel 1932. Non ha avuto un grandissimo successo questo musical. La composizione, però, è del grandissimo aspetta, Arnold Arlen. Mi confondo sempre. Aaron Arlen, dico sempre. Vabbè, sbaglio sempre, che è il compositore di Over the Rainbow. Che è una canzone meravigliosa che ha avuto un successo incredibile, sempre legata a opere cinematografiche, e quindi questa sera parleremo ancora di cinema. E questa composizione, appunto, non ha avuto un grandissimo successo perché il musical che si intitolava The Com'è il titolo? Sono Great, curioso. non mi ricordo se lo confondo con Great Wazoo, no, Great. Non me lo ricordo più, me lo sento da qualche parte. The Great Magoo, ecco, perché lo confondevo col disco di Frank Zappa. The Great Magoo non ebbe un grandissimo successo, però questo brano fu in qualche modo adocchiato, tenuto d'occhio, perché aveva qualcosa di particolare ed è entrato nel film Take a Chance del 1933. Anche lì non ha avuto grandissimo successo, per Neanche avere film. non tanto, quindi si dovette aspettare, diciamo, la fine più o meno verso la fine della guerra, ok? Quindi siamo intorno alla fine della prima metà degli anni 40, con le interpretazioni di Nat King Cole, Ella Ah. Fitzgerald Tu e altri. pensa che io che sono ignorante di musica, li conosco pure io. Ma tu non sei ignorante di musica, tu ignori il fatto di non essere ignorante. Questo, semmai, è. Vabbè. Doppia negazione, ci devo pensare sopra. E prima di pensarci, però, ascoltiamoci questo brano. Se vi va, se vi fa piacere, suoniamo questa versione. Allora, innanzitutto, al di là del successo che ha avuto tardivo, perché insomma è arrivato quasi 10 anni dopo, quasi 15 anni dopo il successo di questo brano, ha avuto un grandissimo seguito ancora grazie a Miles Davis, perché Miles Davis negli anni 50 lo registra in un suo album con il suo quintetto, e da lì poi molti altri lo hanno seguito, lo hanno imitato. La melodia è molto bella, è molto semplice, però al tempo stesso orecchiabile ma non scontata, diciamo, e molto spesso viene presa dai cantanti, perché è una melodia che non ha grossissimi, è quasi una scala di Do maggiore praticamente, anche se io la suono in Fa, però comunque è una scala maggiore quasi. È semplice, si muove molto bene ed è molto carina. Ve la faccio sentire in questa versione, nella speranza che vi piaccia, che i volumi siano a posto, perché li ho rifatti 4 volte. Perché tutte le volte le basi hanno dei volumi diversi, e quindi proseguiamo e andiamo a sentirci It's Only a Paper Moon.
1, 2, 3, 4. Quasi con gli applausi, quasi precisi. Quasi dagli anni 80 arrivano questi applausi di un brano degli anni 30 che è stato proposto in questa versione un po' cool, che abbiamo cercato di suonare nel migliore modo possibile con i mezzi che abbiamo a disposizione. Caro Simone, ci vuoi dire qualcosa a proposito di questo brano? Ti è piaciuto? Oh, è bellissimo. Bellissimo, per una persona ignorante come me di musica, devo dire che l'ho apprezzato. Ma comunque è famoso, Si sente spessatamente. Spessatamente, no, si è sentito, devo dire, non tanto quanto Over the Rainbow, però ha avuto il suo successo sicuramente. Ma intanto salutiamo Banshee. È arrivata, ci fa gli auguri e cita effettivamente Somewhere Over the Rainbow. Non so se è una richiesta quella che ti sta facendo. Se no, una... non l'abbiamo in repertorio questa sera. Però se te la chiede, la suoneremo. Sì, perché fa parte del Mago di Oz, no? della presentazione del musical. Era un musical, Mago di Oz. Sì. È stato anche un musical, sì. Penso proprio di sì. Devo informarmi dobbiamo informarci correttamente circa questa cosa.
cosa. Ma vuoi che non ci avrò fatto un musical? No, ma sì, ma probabilmente sì. Ma ricordo che comunque molta della musica che racconteremo questa sera in realtà parte come musical, non ha magari un grandissimo successo come tale. C'è una trasposizione poi cinematografica. Che non ha un successo come tale, visto il primo episodio, Sì, a volte no, a volte sì, a volte esempio. No. Esatto, a volte sì, a volte no. A volte sono delle canzoni che sono buttate dentro nel film e poi il musicista di turno la sente e dice wow, cos'è sto pezzo, ci possiamo fare qualcosa. Banshee ci corregge e dice è stato un film musicale. È stato un film musicale. Okay. Infatti mi ricordavo più la questione cinematografica. Mago di Oz, è stato rispetto... un film musicale. Sì. Quindi possiamo dire tranquillamente che era soltanto una luna di carta, quindi adesso parliamo di luci vere, le luci della notte. Le luci della notte per eccellenza sono le stelle, parliamoci chiaro, cioè diciamolo, fuori dai denti come si suol dire. Perché? Perché sono sicuramente un punto di riferimento, quando non abbiamo stasera un astronomo, non possiamo chiederlo purtroppo, però anche sulle stelle sono state scritte talmente tante di quelle composizioni che c'era l'imbarazzo della scelta. Però questa sera ne abbiamo scelta una, perché c'è sempre un legame con il cinema. Ah sì? Veramente? Sì, c'è sempre un legame con il cinema. Perché ti direi illuminami, parliamo di stelle. Il brano The Night Has Thousand Eyes. Non conosco. È una composizione di Jerome Breining, che è un compositore, musica da film, musica da film, chi più ne ha più ne metta. Ha scritto questa bellissima melodia che è entrata a far parte anche questa di un film che però ha, se non ricordo male, si intitola proprio esattamente nello stesso modo, quindi deve essere stata costruita proprio per il film in sé. Ed è un film degli anni 40, del 1948, se non ricordo male. Marco, ti prego, devi essere preciso con le date, perché sì, poi 48. Sai che qui... No, 1948. Esiste questo film che si intitola La Notte a Mille Occhi. La Notte a Mille Occhi. È stato tradotto anche in italiano, c'è, tra l'altro su YouTube se cercate c'è addirittura il trailer. Un trailer che, cioè, praticamente, non so se chiedervi di vederlo perché fa vedere praticamente tutto. Quindi, vabbè, è un trailer... Allora, ve lo raccontiamo noi adesso in due minuti, sì, vabbè, facciamo prima. Diciamo così, allora, non cerco di non spoilerarvi, vi faccio la premessa del film. Il film parte con questo personaggio, che è questo signore, quest'uomo, che ha, diciamo, delle visioni paranormali, ha delle capacità di un certo tipo, riesce a vedere nel futuro, ma non abbastanza, cioè... riesce a vedere nel futuro prossimo quello che avverrà, però non è in grado di approfittarne e soprattutto non può modificare il corso degli eventi, quindi per lui diciamo che è uno spettacolo che vede prima che accada, ma non può fare nulla per impedirlo, per una serie di questioni. Mi fermo qua, l'input secondo me è carino, bisogna vedere il film. Mi sta incuriosendo tantissimissimo, vado subito a scaricare, a vederlo, sì. Oddio, non so neanche se si trova da scaricare, è veramente molto vecchio. Però questo brano, soprattutto è molto importante perché, a parte essere diventato uno standard che suonano in molti, è stato uno dei primi brani che hanno suonato Gary Barton, grandissimo vibrafonista, con Stéphane Grappelli, che è un violinista incredibile, violinista di jazz, durante una seduta di registrazione a Parigi nel 1972. Suonano esattamente questo brano insieme a Steve Swallow e Bill Goodwin, ed è loro fanno una versione meravigliosa, veramente veramente meravigliosa. Ed è curioso il fatto che proprio questo brano l'abbia scelto un violinista, che peraltro ritornerà al violino nel jazz nella nostra puntata oggi, proprio nel prossimo brano, un altro brano legato alla luna peraltro. Quindi questo violino che compare nel jazz già raramente, e quelle due volte che compare proprio su due brani che hanno a che fare con la notte. Ovviamente, Simone, se tu vuoi parlarci del momento, cioè diciamo del momento cinema, o se no io faccio sentire il brano e poi... Partiamo con il brano, ma intanto ti volevo chiedere, allora è stato creato questo pezzo musicale... Sì. Proprio per il film, visto che hanno lo stesso titolo. Sì, penso proprio che sia stato scritto per il e film. Poi sì. E poi in questo caso il film ha avuto un po' meno successo, diciamo, e invece il brano musicale... In proporzione sì, perché comunque ha fatto la sua strada. Ha fatto la sua storia, diciamo, però il brano è rimasto... tra l'altro è stato cantato anche da Bing Crosby nello show, anche nel suo show radiofonico.
Poi è stato. Ah, attenzione, da non confondere con il brano del 1962 che ha lo stesso identico titolo, cantato da Bobby Wee, che era un cantante rock and roll, diciamo. Tutt'altro genere. Altro genere, sì, però se si cerca The Night Has a Thousand Eyes, molto probabilmente salta fuori prima la versione di Bobby Wee e poi questa qua di Jerome Breining. Quindi attenzione a non farvi sviare. Fuorviare. Sì, sono due pezzi diversi. Ve lo consiglio in tutte le sue versioni, ce ne sono tante. Vi consiglio sinceramente quella di Gary Barton e Stefan Grappelli perché è Degli anni veramente '70. nel 1972, un album incredibile. Segnatevelo. Segnatevelo assolutamente se riuscite, andatevelo a sentire. Vi faccio ascoltare la composizione nella speranza che vi piacque. E poi dopo andiamo avanti a parlarne. Thank you.
Che fera, questi applausi finti anni 80 regalano delle emozioni talmente finte da dire... Da sembrare vere. Stiamo riequilibrando il tutto su un mood anni 80 che tanto ci è caro. Che ci confà. Che ci si confà. Assolutamente. Intanto salutiamo sì. Nanashiro. Nanashiro! Che è arrivata e noi sappiamo chi sei. Noi sappiamo, noi sappiamo sei. Benissimo chi tu sia. Chi tu silli. Chi tu silla. Chi tu silla. Ave. Benvenuta. Benvenuta. Ora dunque, Simone, abbiamo parlato di cinema. E... Parentesi cinema. Chi meglio di te? Ma molto veloce, proprio così. Sì, oggi... una cosa di un'infarinatura. Ma più che altro noi dobbiamo dare degli stimoli perché qualcuno esatto. poi si vada a sentire o vedere quello di cui si narra. Ma l'abbiamo detto insieme. Toccarsi il naso. Com'è che è? Non lo so, flick o flock. Io ho rimasto flick o flock. Vabbè, vai. Soprassediamo. Ma allora, se parliamo della notte, il primo film che mi viene in mente è un film dove c'è la parola notte nel titolo. Dunque. Perché no? Spagherei lì proprio così, vogliamo bassi, un effetto notte di Truffaut. Oh. Proprio easy. Allora, la trama... Ce ne narri velocemente. Ve ne narro velocissimamente la trama proprio per chi non l'ha visto. Beh, no, che, no, senza spoilerare. No, senza spoilerare. Allora, la peculiarità di questo film è del 70, 76, io sbircio, 73. Tu sbircio. Così non sbaglio sulle date. Narra la vicenda di un regista, anzi di un attore cinematografico. Dunque, è il film che parla del film. Uh-huh. E Truffaut recita, oltre ad essere appunto il regista, è anche il regista nel film... che racconta il film, dunque è il racconto di una troupe cinematografica okay. con attori, cast, che si ritrovano a Nizza, in Francia, per appunto girare questo film, e Truffaut interpreta, possiamo dire, se stesso, se vogliamo, così. Okay. Poi c'è tutta una serie di attori, insomma, rinomati, non stiamo qui a dilungarci, e ci sono anche, diciamo, per i ruoli minori vennero presi anche dei collaboratori di Truffaut che magari interpretano ruoli secondari così di scarso rilievo, e mi viene in mente anche un collegamento con Boris un Boris ante litteram un Boris vabbè sì, per Boris, certi versi sì. Serie, ormai possiamo dire di cult serie cult assolutamente ormai. Italiana dove appunto ci faceva vedere dietro le quinte di una, in questo caso una telenovela una sitcom certo, italiana, mettiamola certo. così. E, cosa effettivamente molto interessante. Dunque, ma perché effetto notte? Insomma, veniamo al è lì che ti volevo. Al nocciolo della questione. Effetto notte perché il titolo richiama un modo di girare le scene notturne, ma di giorno. Ok. Allora, qui c'è notturne di giorno. C'è un problema, diciamo, alla fine anche lì per i costi, non tanta. Di dover girare queste scene notturne, ma non di notte veramente, ma girarle di giorno. Allora, in Italia questa tecnica si chiama, adesso poi approfondiamo che il discorso del nome, che effettivamente non lo... È non, controverso. No, non è che è controverso, no. È un detto forse il più carino. Ok. Ma che cos'è allora questo effetto notte? Girare le scene, appunto, ambientate di notte, di giorno. E come si fa? Beh, fondamentalmente bisogna sottoesporre, cioè, dunque... La macchina da presa, parliamo di cinema, parliamo okay. di cinema, dunque sì, sì. ci rifacciamo un attimino la cinepresa classica, okay. diciamo. Comunque anche oggi nelle moderne macchine fotografiche okay. si chiude il diaframma fondamentalmente, di un okay. paio di stop, di un paio di unità. Si mette un filtro blu ecco. davanti per ricordare il blu della sera, il blu della notte. E io dico, per mia esperienza personale... di piccola, sarebbe meglio girare senza le ombre, cioè senza il sole pieno. Dunque, perché una fa le ombre. Perché fa le ombre, fa delle ombre troppo nette. Certo, la luna non farebbe delle ombre. La luna non fa ombre. Di notte non c'è certo. non ci sono ombre, se ci sono sono molto blande. Certo. Invece se noi giriamo un effetto notte di giorno in piena luce, abbiamo delle ombre che in certi film di qualche anno fa noi li vediamo, cioè lo sgami lontano un miglio che... Beh, sì. Hai delle ombre nettissime. Certo. Allora, perché effetto in Italia questo metodo di girare la finta notte in Italia si chiama effetto notte. Ok. A cui è stato dato appunto il titolo di questo film. Il titolo però il film in Francia non si chiama effetto notte. Ok. Effet noir, magari te la butto lì un francese che... Ma si chiama La Nuit Américaine.
La notte americana, e con questo esaurito il mio francese. È Si chiama bravissimo. la notte americana perché? Perché in Francia l'effetto notte viene chiamato Nuit Americaine. Ah, c'è un E perché viene modo chiamato Nuit Americaine? Tu mi per. domanderai. Perché ovviamente chi l'ha inventato questo metodo di ripresa? Gli americani, ovviamente, Immagino, certo. quando giravano i film West, nell'epoca d'oro del western di Certo. Hollywood. Ma gli americani la chiamavano la Nuit Americaine, secondo Appunto, te? è lì, perché adesso con i filtri di Instagram è tutto troppo facile, Assolutamente capito? no, la chiamavano Date for Night, letteralmente il giorno per la notte, che Giorno per la effettivamente la notte. Beh, cosa ha giusto, è senso. giusto, giusto. Comunque, Date for Night in America chiamavano questa tecnica, in Francia la Nuit Americaine, perché era la metà degli americani, e in Italia effetto notte. Fantastico. Tra l'altro, tu, senza saperlo, senza volerlo, probabilmente hai già introdotto due argomenti top che introdurranno altrettanti due brani. Perché? Perché a proposito appunto della luce, della smisurata luce che possa fare una luna all'interno, appunto, in questo caso dell'effetto notte, esiste una composizione che ha scritto Mills, di cui avevamo già parlato la settimana scorsa, se vi ricordate bene, quando abbiamo parlato di Caravan, quanti soldi aveva venduto questo brano a Mills. Lo stesso Mills ha composto un brano che si intitola Moonglow, che fondamentalmente vuol dire bagliore della luna, bagliore di luna, insomma è una parola che vuol dire più o meno questo. Ed è, come dicevamo prima, un brano che si collega dal punto di vista musicale ancora al violino e al vibrafono, anche se in maniera diversa. Invece poi, quando hai parlato di come si chiama in americano questo effetto, che cos'è che hai detto? La Date notte? for night. Day for night, esatto. Quindi night and day, ok? È un'altra composizione di cui parleremo dopo, di Cole Porter. Night and day. Night and day Tra l'altro, e. adesso la butto lì, farò sicuramente sbaglio. Night and day, se non sbaglio, citata, cantata in un film di Poirot. Può essere. Delitto sotto il sole, se non erro. Quindi luna, sole, siamo sempre lì. Diciamo che stiamo veramente facendo dei collegamenti che Astrusi! nemmeno noi avevamo pensato. Però la cosa bella è, tornando appunto a Moonglow, che è una composizione che a me piace tantissimo suonare, però è molto particolare il fatto che sia stata eseguita per la prima volta da Jovenuti, che è stato un violinista jazz, anche lui, nel 1933, l'anno della composizione, peraltro, se non ricordo male, credo che sia stato registrato lo stesso anno. Ha dato vita a questa composizione che poi ha ripreso ancora Hampton con Goodman in maniera meravigliosa nel suo quartetto. E guarda caso, quando Gary Barton, verso la fine degli anni 90, vuole fare un tributo alla musica di Hampton e Goodman, sceglie questa composizione con l'amico e collega Eddie Daniels e fanno un arrangiamento pazzesco, un arrangiamento veramente molto bello. Noi questa sera lo simuliamo perché ho preparato una base che simula quell'arrangiamento, non è identico, però invece di farlo sotto forma di swing lo fanno sotto forma di samba. Nell'album è bellissimo, l'album si intitola. Aspetta, non me lo ricordo più. Io ho i vuoti nel momento in cui devo dire la cosa più importante. Comunque è Gary Barton e di Daniels, l'album è della fine degli anni 90 ed è bellissimo, c'è Peter Erskine, ci sono musicisti meravigliosi, arrangiamenti incredibili, volutamente lontani per certi versi dallo stile, cioè hanno costruito delle strutture musicali molto, non voglio dire molto distanti, ma sicuramente parallele, ecco, parallele a quelle che erano quelle proprie dei brani della composizione. Forse ti riferisci all'album Benny Rides Benny Rides Again? Again, Ma cioè le esatto. so io e non le sai Bravissimo, te, ma io bravissimo. non lo Sì, so. ma con Wikipedia è facile. Questi erano per Simone. Questi applausi erano per Simone. Tra l'altro, piccola parentesi, e poi ve la suono. Devo ringraziare ufficialmente il mio amico Simone Peduzzi, grandissimo, Grande Simo! che da musicista e grande appassionato
di musica, cultore di musica, mi ha mandato una mail la settimana scorsa dicendo: "Guarda, io vedo sempre la trasmissione, però basta, questo Hampton e Goodman, falla finì", giustamente, no? Lui diceva: "Facci sentire qualcosa di moderno, qualcosa che è stato suonato dopo il 2000". Soprattutto lui si riferiva alla musica pop. Allora, questa sera, in realtà io poi ho accennato a Simone che volevo fare una puntata soltanto su quello. Non facevo in tempo a prepararla per oggi, però oggi, solo per Simone Peduzzi, ho preparato un pezzo di musica leggera, italiana, che in qualche modo faremo rientrare nella notte, però, mi volevo appunto ricollegare al fatto che sto ancora parlando di Hampton e di Goodman, però sono due personaggi che su questo strumento hanno girato parecchio, quindi soprattutto Hampton ovviamente, però è uno strumento che chiaramente ha avuto molto sviluppo in quell'area e quindi mi è anche più facile e anche più così immediato parlare di quel periodo. Però solo per Simone, dopo facciamo una cosa. Quindi se vi va, vi faccio ascoltare questa composizione. Poi stasera, tra l'altro, vi accenno questa cosa. Ho appena ricevuto la notizia ufficiale, vediamo se è confermata. Olè. Attenzione, notiziona. Allora, questa sera non riusciamo ad avere Daniele Di Gregorio. Di solito abbiamo sempre Daniele Di Gregorio con cui svisceriamo poi il tema della puntata. Questa sera non è impegnato e non può essere con noi. Allora mi sono permesso di cercare di rimanere incollato a quello che è la musica pop e al legame con quelle che sono le dinamiche proprie di un certo circuito musicale, sempre in onore di Simone Peduzzi, signori, diciamolo, su suggerimento di Simone. E, collegandoci chiaramente anche all'argomento della notte, abbiamo chiesto all'ultimo se aveva voglia di essere con noi Angelo Pusceddu, che è un grandissimo percussionista, per chi non lo conoscesse, che ha lavorato con Giorgio Gaber, Fabrizio De André, con chi più ne ha più ne metta, zitto un nome, negli anni 90 ha lavorato anche lui. Quindi, poi comunque del vibrafono della musica pop e di quello che era il legame. Non si fermano più. Non sono anni 80 questi qui, sono dei girini che non si fermano più. Dicevamo, poi sempre per quanto riguarda invece il vibrafono e la musica pop e quella puntata che vogliamo fare in particolare su quell'argomento, poi sicuramente ci sarà ancora Daniele che ne ha da dire a pacchi, visto la sua esperienza con Paolo Conte e non solo, perché ne ha fatte di tutti i colori. Va Di bene, cotte e di crude, di si cose di suol crude, di dire. cose di E noi crude. vogliamo saperle tutte, sia le cotte sia le crude. Ma ce le dirà! Ah, se ce le dirà! Ce le dirà, dai, Ah, se ce le dirà! speriamo che ce le direbbe, Un diciamo saluto mio a amico. Daniele che ci sta sicuramente ascoltando. Ti Grande aspettiamo, Daniele. a presto. No, Daniele era impegnato stasera, non ci starà ascoltando. Ci sentirà in Ah, ci differita, sembra in differita, ci beh, sentirà in certo. differita, però stasera non poteva. Però sicuramente avremo il piacere di averlo la prossima volta. Quindi andiamo a sentire questa versione di Moonglow, appunto Bagliore di Luna, composizione di Mills, nella versione ispirata a quella di Gary Burton e Eddie Daniels. Thank you.
Che tecnica, che tecnica ci scrivono! Che tecnica! Che tecnica! No, no, scusate, ci sono stati dei lanci e poi non, cioè, dovevo mettere la quinta e mi sono incartato. No, vabbè, fate gli scherzi. Grazie, grazie mille, grazie mille, grazie di cuore. Applausi, applausi anni 80, sempre, sempre presenti. Sempre graditi. Sempre presenti, sempre graditi. Grazie mille, questo era, vabbè, come abbiamo detto prima, un arrangiamento un po' particolare perché appunto chiaramente il brano non era samba, non era in questa dinamica stilistica e di genere, era chiaramente una composizione swing, molto suonata appunto dai gruppi di swing, molto spesso appunto per citare soprattutto Goodman e Hampton, insomma questo mondo. Ecco. Quindi diciamo che abbiamo sviscerato in qualche modo anche le luci della notte. Prima la luce di carta, poi abbiamo fatto le stelle e poi adesso la luna, quella vera, il bagliore di luna. Io andrei avanti con le notti dei musical. Perché? Perché sempre all'interno del musical dovete sapere che territorio statunitense, quindi stiamo sempre parlando in grosso modo o di Broadway o di Hollywood. Ciò che funzionava a Broadway hanno cercato poi di replicarlo a Hollywood. Qualche volta ha funzionato, qualche volta sì, qualche volta no. Le colonne sonore erano scritte da signori musicisti, signori compositori, come nel caso di questo musicista, Arthur Schwarz, che ha scritto parecchie colonne sonore, e che ha composto un brano che si titola You and the Night and the Music, di cui i jazzisti hanno, non voglio dire abusato, ma insomma è stato veramente suonato tantissimo, ed era anche questo all'interno di un musical, è stato estrapolato da questo musical e ha avuto, devo dire, un certo successo. Adesso ve lo faccio sentire in una versione più vicina al periodo cool jazz. Per esempio questo brano è stato suonato spesso anche da G-Moll, c'è anche una versione bellissima nell'album di Bill Evans che si intitola Interplay. Quello è un album, è un capolavoro, e c'è una versione di You and the Night and the Music molto, molto bella. Ve la faccio ascoltare e poi andiamo avanti. Bellati, lei deve dire qualcosa? Io devo dire... No, io ho ascoltato dalle sue vive labbra quello che ci ha appena testé detto. Le vive labbra? Non se può sentire. Non se può sentire. Va bene, allora vi facciamo ascoltare questa You and the Night and the Music, c'è... Cioè, faccio fare una versione appunto di mia sponte, mettiamola così, di tua creazione, di mia creazione. Stai mettendo le mani avanti? No, è perché chiaramente, ragazzi, sarebbe bello avere un quartetto vero qua con cui suonare e poter avere appunto l'interplay e suonare sulla base, per quanto ben suonata, per quanto ben accompagnata, c'è sempre qualcosa che scricchiola ogni tanto. Allora, You and the Night and the Music. Thank you.
Grazie. Sono rimasti, sono fermati, si sono ripartiti. Sono degli applausi che vanno e vengono, soprattutto si bloccano a metà. Ma ci piacciono così. Ci piacciono così. Assolutamente. Gli applausi anni 80, quindi hanno già una certa età, cominciano a essere, diciamo, in difficoltà per quanto riguarda l'azione motoria, proprio dell'applaudire. Oh, ringraziamo Simone, che ti ringrazia a sua volta della dedica. Simone Peduzzi? Assolutamente sì. È online in chat? Oh yeah. Carissimo, Ave, la dedica arriva tra pochissimo, e anzi grazie a te per aver lavorato attivamente alla riuscita di questa trasmissione, è un grande piacere. E quindi tra poco te la farò sentire, magari è una canzone che conosci, perché è una canzone abbastanza famosa di un grandissimo autore che non sveleremo in questo momento per mantenere così l'anonimato. Il segreto. Da un musical a un altro, proseguiamo dopo questa composizione che faceva parte di Revenge Music, che è appunto questo musical di Broadway, per quale Arthur Schwarz ha scritto questa composizione. Andiamo a una composizione famosissima. La conosco pure io. La conosce pure Simone Vailati. Ma ti rendi conto? Simone Vailati la conosce. Night and Day, composizione meravigliosa di Cole Porter, che è uno dei miei compositori preferiti in assoluto, che ha una storia molto particolare, che in realtà si svela in pochissimo. Però ho detto che è molto particolare, ma in realtà... Ma brevissima. Come piacciono noi, brevi ma intensi, così no. Non miniamo troppo il torrone. Bravo. Allora, dunque, innanzitutto questa composizione faceva parte di un musical che originariamente si intitolava Gay Divorce. Di cosa trattava? Immagino quello che... Letteralmente si trattava Gay Divorce. Poi, in una seconda fase, diciamo, quella in cui è diventato film, hanno cercato di aggirare la censura dell'epoca con un altro titolo, tipo... Una cosa che avesse a che fare tipo con Scelta d'amore, qualcosa del genere. In questo film, però, doveva comparire appunto Fred Astaire, grandissimo artista, ballerino, tutto fare, un grandissimo artista che avrebbe dovuto cantare questa Night and Day. Però nella prima stesura Night and Day non convinceva particolarmente Fred Astaire, che non era dotato di una capacità, diciamo, vocale molto ampia in termini proprio di estensione vocale. Probabilmente nella prima versione c'era qualche scelta un po' più ardita nella fase melodica, e col Porter non si fece troppi problemi, modificò la parte, il tema sulla voce e sulle capacità vocali di Fred Astaire, e ne modificò quindi anche armonicamente qualche parte. Armonicamente, tra l'altro, è molto interessante perché, magari lo vediamo dopo, però diciamo che nella seconda parte del brano, dove quella che viene tendenzialmente chiamata la B, cioè un brano viene costituito spesso da una struttura che viene predisposta da una A, una B e una A, cioè avevamo già vista questa cosa quando parlavamo dell'Anatol, la A vale a dire la prima stesura, le prime otto battute si ripetono un'altra volta, tipo un ritornello, la B diventa praticamente quello che viene considerato l'inciso, cioè la parte in cui cambia. Tendenzialmente nella parte in cui si propone nel nuovo materiale melodico, si tendeva a finire sul quarto grado dell'armonia. In questo caso invece la cosa è molto curiosa, perché non va sul quarto grado, ma va sul terzo grado minore, ed è un effetto un po' particolare. Adesso io vi faccio sentire una mia versione umilissima di Night and Day, come se ci fosse bisogno della versione di Marco Bianchi. Cioè, pensate che impudenza, che intolleranza, ecco. Intolleranza alimentare, come dire, non mica altro. Cioè. E vi faccio sentire questa versione e poi torniamo a parlarne, e ci spostiamo chiaramente più verso l'area pop. Perché? Perché stiamo in realtà parlando di jazz, ovviamente, ma dobbiamo ricordarci che il jazz era la musica pop degli anni 30, degli anni 40, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo sempre tenere presente questa cosa. Poi c'è stata un'evoluzione. O qualcuno dice involuzione, non lo so, però di fatto la storia è andata così, quindi dobbiamo accettare tutto quello che è arrivato, poi si sceglie quello che piace, quello che non piace, tipo Vailati la mattina quando si sveglia sceglie i vestiti che ha,
e mette su quelli, giusto, no? Simone, tu fai così. Sì, ma la mia non è una scelta tra ciò che piace e ciò che non mi piace, è una scelta tra ciò che c'è e ciò che non c'è. E dunque la risposta viene da sé. È lì che ti volevo, è lì che ti volevo. Invece qui abbiamo del materiale musicale, apparentemente semplice, apparentemente ripetitivo, però interessante. Scusate, ma ho il pedale che si era staccato. Ok. Thank you.
non ha nulla da invidiare, scusami la tua. A cosa? Non dico quella delle Ma altre. no, vabbè, ma dai, è improvvisata così per gli amici, per far sentire questa composizione che appunto, come dicevamo prima, ha la curiosità, la particolarità, anziché nella lettera B, questa è la lettera A. Scusami Simone, ti ho fregato, non ti avevo detto che avrei risuonato, scusa. Quindi è particolare questa cosa, è interessante, è una composizione che a me piace molto, devo dire, sì. Allora, per collegarci, se vogliamo fare un collegamento velocissimo al cinema, effettivamente questa l'ho riconosciuta, è presente nei film Coppie al Sole dell'82 con il grande Poirot. Eccolo lì, Dunque, benissimo. effettivamente ci avevo Coppie al azzeccato. Sole è Dell'82, È quello. di Agatha Christie Allora, quello, sì, il romanzo di Agatha Christie con Poirot. nell'82 è Delitto sotto il sole, il titolo del film letteralmente. Poi invece Corpi al Ah, sole, il remake con Saoche degli anni 2000, insomma, il film e il romanzo è sempre quello. Ecco. Però, beh, quello dell'82 con il grandissimo Peter Ustinov, dunque, Ah, sì, grandissimo, se può non sbagliare. si può sbagliare. Invece no, avevi citato comunque il film dove era presente questo brano di Cole Porter, No, prima. non l'abbiamo citato? Non l'abbiamo citato, no, infatti ti volevo chiedere, è quello del 46? Sì, Night perché allora sì, perché diciamo che da quanto ricordo and Day? del Era un film music autobiografico? Mi può sa che è un essere. film molto interessante, consigliamo ai nostri amici. Dovrebbe esserci Fred Astaire come protagonista. Prova a controllare Non mi se risulta un Fred Astaire, mi risulta un Cary Grant. allora può essere che questo sia un remake. Può essere che ci sia Night and Day, sia una cosa, e quello che si intitolava Gay Divorces, che poi l'hanno cambiato il nome, fosse un altro. Può essere che Night and Day fosse presente nel. Io ricordo questo, che non, il titolo del film non è Night and Day, Ah, è la ok. composizione a entrare nel film che è stato appunto traslato dal musical. Al cinema, però poi appunto Night and Day probabilmente è il titolo di un film, ma non so se è Guarda, necessariamente quello. stiamo scoprendo cose interessanti da un punto di vista cinematografico, ovvero il film Gay Divorce, come giustamente tu Quello hai lì. inserito poc'anzi, è ben del 32 il musical. 32 è il musical, sono sicuro, però Esatto. il film è stato fatto credo nel 36 o 37, non lo so. Penso prima della guerra, però. Però dopo c'è anche questo film del 46, che è un po' un film che, da quello che così ho visto, narra un'autobiografia di Cole Porter, Ah, che si meraviglioso. intitola appunto Night and Night and Day, Day. Ah, allora bla bla bla, questo è da vedere. del 46, un po' dopo. Rigorosamente di notte a questo punto. Poi se il finale lo vedete di giorno va bene, è ancora Prima meglio. il Di notte, musical e poi il film, niente. tutti in una notte sola. Andrebbero visti. E di notte cosa succede, caro Simone? E qua ci avviciniamo alla dedica del grande Oh, amico. intanto ringraziamo Tony Vitaliani 69 che. Carissimo. Ciao, grande Marco. Carissimo, Sei un grazie. mito. Ti fa una citazione, sei un mito. Per me è una citazione. Sei un mito è una Anni citazione. 80, sì. Anni No, 80, no, no, ci a parte sta. che forse era gli anni 90 quel pezzo lì. No, ma Ma dici? non lo Beh, so, sì, fosse primi anni già. no. Comunque, Strizzavo l'occhio agli anni 90, grazie diciamo. Tonio, grandissimo vibrafonista, che ci siamo conosciuti tanti anni fa in Abruzzo, se non ricordo male, sì, in Abruzzo. E grazie caro, troppo buono. E andiamo avanti con una composizione appunto che non è stata mai suonata in realtà dai jazzisti, però perché? Perché di notte cosa succede? Simone, sono diverse le Che cose che succede di possono notte? succedere delle cose. Si Se noi. Ok, dorme? ok. Ci sta. Mentre si dorme, a me purtroppo è successo
qualche anno fa, può succedere qualcosa, cioè che qualche lestofante a un certo punto decide di venire a trovarti proprio mentre dormi, insomma. Ma è una visita di No. cortesia o è una visita di Una scortesia? visita di scortesia perché di notte, hai capito? Hai Hai capito da fare? capito? A Di tua notte uno insaputa? entra e magari ti porta via la gomma di una macchina, capito? Non ruba niente in casa, però ti porta via la gomma di una macchina. Può succedere questo, quindi c'è una bellissima canzone del grandissimo Bruno Lauzi. Simone Peduzzi, perdonami, non sono andato troppo oltre gli anni 2000. Questo è per Bruno Lauzi. Grandissimo Bruno Lauzi, che ha scritto un brano che si intitola Ti ruberò, quindi utilizzando Ah, ecco il collegamento. Cioè, un questo è il collegamento che hai fatto la notte, ti ruberò Bruno Lauzi, ma ma... perché volevo fare un brano pop e cercare di farlo rientrare nella Ma trasmissione. sai che cosa ti meriti? No, meglio no, non cerchiamo. Gli applausi anni 90. Ah, gli applausi anni 90, va bene. Quindi questa composizione di Bruno Lauzi è molto bella, è sentito appunto Ti ruberò. L'ho scoperta 5-6 anni fa. Ero a suonare in tour con Tito Mangialaio e sua moglie Francesca Aymar, con quali facevamo musica brasiliana. A un certo punto, come bis, tirano fuori questo brano che io non avevo mai sentito. E io mentre suono praticamente cioè non riesco a suonare perché mi concentro sul testo e a me vi assicuro non è mai successa una cosa del genere ed è un testo bellissimo che io non canterò perché le mie doti vocali sono demenziali, però vi invito ad andare a cercare Ti ruberò Bruno di Lauzi. Bruno Lauzi cantata da lui. C'è anche tutta l'orchestra, un'orchestrazione molto bella. Il brano è molto bello, io cercherò di farvelo ascoltare in questa versione molto semplice, però così ci avviciniamo anche alla musica pop, al vibrafono nel pop, come aveva suggerito il nostro amico Simone. Vai là, scusa, Simone, vai là, Simone No, Peduzzi, un è un altro altro Simone. Simone, chiedo venia. Troppi Simoni, con Troppi tutti questi Simone. Simoni non si capisce più niente. Lo so. Va bene, ti ruberò. Thank you.
Applausi a scena aperta. Questi applausi anni 80 dopo un brano così intenso mi Emo deconcentrano. ah, no, pensavo ti emozionasse. No, No. no. Vuoi quelli anni 90? Anni 90 no. Vabbè, vuol dire Attenzione. potrebbero essere anche più coerenti, C'è perché mi sa quelli che anni questo 90, eh? brano anche forse è anche più vecchio, però comunque. Questa era una bellissima composizione di Bruno Lauzi, appunto. Spero vi sia piaciuta. Poi, appunto, ritornando sul discorso del pop, faremo proprio una puntata speciale, insomma, su questo. Dimmi, No, Simone. no, prego, una puntata speciale sul. Su questo argomento. Finisci, finisci, che Su sei questo troppo lungo argomento. quando Su parli, questo insomma. argomento. Sono prolisso, sono prolisso. Allora, Simone ci dice, visto che sei andato a prendere un genovese, però l'ho Genovese. fatto torinese, ho Sì. sbagliato, ti faccio una richiesta per la prossima volta, Ok. ovvero un brano di De Un brano di André. André. Intanto, ti ringrazio per la dedica. Va bene, grazie Simone, sarà fatto. Devi studiare un brano per De André. Devo studiare un brano per De André, ma oggi posso fare anche una cosa, se ti va, migliore, cioè possiamo sentire direttamente un musicista che ha lavorato con De André in qualche occasione, non l'abbiamo forse detto prima, però il grandissimo Angelo Pusceddu, che dovremmo chiamare tra 10 minuti, ma visto che abbiamo tirato in causa De André, direi che è un buon È il momento per momento si è fatto disturbarlo. Per per disturbarlo. disturbarlo. È il Allora, momento. brevissima premessa: Angelo Pusceddu, grandissimo percussionista con il quale ho avuto il piacere di suonare in un disco tanti anni fa. Ci siamo conosciuti di notte. Vedi, questo è il collegamento, E di la questo verità. è il collegamento con questa puntata incredibile, perché ci siamo conosciuti di notte in un club di Milano in cui andavamo a presentare un disco che avevamo registrato però su piste separate, quindi noi non ci eravamo mai incontrati in studio. Un disco nel quale è successa una cosa particolare durante la registrazione. Vi faccio fare una risata. Durante la registrazione di questo album, allora, come avrete immaginato, come molti di voi sanno, i dischi possono essere registrati o live in studio, quindi tutti insieme, o nella stessa stanza, o stanze separate, ma contemporaneamente. Oppure si registra uno strumento alla volta, o due strumenti per volta, o tre strumenti per volta, ma appunto non insieme, ma a puntate, diciamo. Io fui coinvolto per registrare i vibrafoni di questo disco e mi ritrovai in questo studio, tra l'altro un ottimo studio, e successe una cosa che non era mai successa prima, ma non era proprio mai successo, io non avevo neanche mai sentito qualcuno a cui potesse succedere una cosa del genere. Registrando uno di questi brani, vedo che mi fanno rifare la prima versione, me lo fanno rifare 3, 4, 5, 6 volte. Allora a un certo punto dico: ragazzi, c'è qualcosa che non va, perché non mi sembra che l'ha suonata così tanto male. Ma la cosa incredibile è che, no, ma in effetti quando suoni a noi sembra tutto a posto, ma quando schiacciamo play per riascoltare c'è qualcosa che non funziona. E io dico: ecco, magari allora quindi non è, cioè, non è perché se io in tempo reale sono a posto, c'è qualcosa che non va. E in effetti era vero, cioè loro quando schiacciavano il play il vibrafono era esattamente un ottavo dopo. Quindi io suonavo la cosa a tempo, mi dicevo: magari, dico, ok, posso essere stato un pochino più indietro sul tempo, non precisissimo in certi punti, ma un ottavo dopo, porcaccia la miseria, cioè dovevo proprio essere stordito. E infatti è incredibile, non mi è mai successa una cosa del genere. Vado in sala di regia, schiacciamo il play e tutta la parte di vibrafono è esattamente un ottavo dopo. E in sostanza non si riusciva a concretizzare il coordinamento delle tracce su quel progetto e quindi in sostanza ha crashato. Il progetto ha crashato e quindi abbiamo dovuto riesportare tutto, vabbè, fare tutto su un altro progetto, riassettare le cose e registrare. Poi a quel punto le cose andavano a tempo. Però ho provato una sensazione di frustrazione incredibile proprio perché ero convinto di suonare giusto, ma quando poi si trattava di riascoltarlo veniva fuori una magagna incredibile. E vabbè, insomma, questa era una. E in questo album, appunto, ha presenziato anche Angelo Pusceddu, ed è un album che è uscito nel 2015, se non ricordo male. Adesso non ricordo il nome per il titolo dell'album, comunque ve lo farò, magari ve lo scrivo nel box sotto quando pubblichiamo su YouTube.
E noi ci siamo conosciuti appunto all'interno di questo locale di Milano e abbiamo cominciato a parlare subito praticamente perché è stato forse il primo della band che ho conosciuto e quando ho scoperto che lui era Angelo Pusceddu che aveva suonato tantissimo tempo con Giorgio Gaber mi sono fatto raccontare di tutto e di più ed è stato l'inizio di una bellissima amicizia e poi appunto adesso avremo il piacere di ascoltare dalla sua viva voce qualche aneddoto, qualche racconto, non solo legato alla notte, anche legato soprattutto alla musica che ha fatto in questi anni. E se per te va bene, Simone, provo tento Tenta il collegamento il telefonico. collegamento telefonico. Intanto salutiamo Caffi Fabrizio che si è collegato con noi e Prince Silence. Silent. Come? Prince Silent. Prince Prince Silent. Silent. Allora, carissimo Fabrizio, grazie, grazie mille. E anche a Prince Silent. Com'è? Prince Prince Silent. Suona bene. Prince Silent Silent. suona Suona bene. benissimo, suona eccellente. Il nickname è geniale. Grazie mille veramente per essere in collegamento e per ascoltare questo pazzo che parla. Bene. Chi ha dato del pazzo? No, dico Me? io lo Ah, dico, dico ok. io. Stiamo cercando di raccontare la storia di uno strumento così tanto scambiato per lo xilofono Che non è uno che non è xilofono. uno xilofono. Anche perché la porta non si è aperta. No, Quando si apre la no. porta succedono quelle cose là brutte. Bene, cari amici, io tenterei la telefonata al grande Angelo. Ah, poi chiaramente se in chat avete qualcosa da chiedere a Angelo Pusceddu o a me, vabbè, però voglio dire, visto che abbiamo Angelo Pusceddu in collegamento, così come è stato con Daniele Di Gregorio. Se qualcuno ha delle domande, cioè, se potete approfittarne. Siamo qui apposta, oserei dire. No, Vado. proprio. Cosa faccio, Simone? Preferisci che mi sposti nella postazione adepta? La postazione prefissata è poi. Non è Adepta. adepta, tra l'altro. La postazione prefissata è esattamente questa, però seduto. Perfetto, ma devo guardare la 1 o la 2? No, guarda Dove devo sempre. Tu guardare? guarda, tu guarda, qualcuno ti riprenderà. Va bene, allora facciamo che ci spostiamo sull'altra. No, non era meglio. L'altra volta facciamo No, così. spostiamoci, spostiamoci. La La se è scena una sbatta sbatta, no, no, eh. eh. Non ci sono problemi, Qui. sto anche così. Più Ci che stiamo altro. spostando. Ecco, sentirete un po' di rumore, ma è tutto normale. Perfetto. Allora, oh, che bello essere seduti dopo tanto tempo. Tu solo per questo volevi spostare per sederti. Abbiamo un attimo di sospensione per l'audio. Adesso torna quello vero. Eccolo lì. Allora, aspetta che chiamiamo Angelo. Ah già, ho già il viva voce, ok. Spero che si senta, Simo, se, Massimo. Dobbiamo. Ciao Angelo, carissimo. Sei in diretta. Aspetta che attiviamo il microfono giusto. Simone, scusami, ti ho fatto un lavoro inutile. Vediamo un po'. Eccolo qua, ci siamo. Allora, Angelo, grazie per essere intervenuto in questa trasmissione. Simone sta cercando gli applausi da farti. Arrivano, eccoli. Angelo Pusceddu. Allora, Angelo, che è un carissimo amico. Così come Daniele Di Gregorio ha avuto tantissime esperienze, soprattutto nella musica leggera, nel pop, ha avuto la possibilità di suonare in anni molto particolari, molto diversi da questi, sicuramente, ma soprattutto con artisti incredibili. Io ho citato prima De André, ti va di raccontarci qualcosa sulla tua esperienza con lui? Io ho lavorato nel disco Nuvole di André, niente, ero stato contattato da Pagani, però mi ha tirato fuori cosa più che altro perché a De André piaceva, aveva delle ritmiche basate su degli shaker, loro lo chiamavano sabbie, vabbè, comunque su degli shaker così, e fece degli shaker su alcuni brani di quel disco lì. Non è stato, cioè, niente diciamo di trascendentale, era più che altro, diciamo, si trattava di trovare qualcosa che piacesse a lui. Solo questo. Ah, certo, ma scusa, chiedo una cosa a Simone. Simone, puoi alzare un pochino, bravissimo, perché abbiamo pochissimo.
Audio, vediamo se funziona anche questo. Scusate, perché stiamo cercando di fare una cosa. Prova a tirare su ancora un pochino. Perché così ho il. Ok. In chat fateci sapere se si sente, perché purtroppo ho il volume massimo è questo. Non riusciamo a collegarci con Skype e altro, quindi abbiamo un po' questo. Ma da lì non lo senti, Simon, perché è l'uscita. Ok, scusami, Angelo. Volevo chiederti una cosa riguardo a un po' quegli anni lì, cioè tu a grandi linee hai lavorato tantissimo diciamo dalla fine degli anni 70 alla fine dei 90, giusto? No, io ho lavorato praticamente soltanto 10 anni perché, a livello professionale, perché poi ho smesso, cioè diciamo a livello professionale, cioè diciamo a tempo pieno ho lavorato sino a, diciamo, fine 70, 78-79, quegli anni lì, sino al 91, ecco, diciamo 12-13 anni. Ah, ok. Quegli anni lì, perché io, insomma, avevo le idee abbastanza chiare su quello che avrei voluto fare in campo musicale, mi ero posto degli obiettivi, nel caso non fossi riuscito a raggiungerli, non mi sentivo, cioè, anche perché poi sinceramente non ero interessato a fare il turnista, non ero interessato a collaborare, diciamo, con artisti in generale, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa con un team, diciamo un team di lavoro musicale, mi sarebbe piaciuto creare qualcosa di originale, di personale, di gestibile, insomma qualcosa di in autonomia, ecco. Il mio obiettivo non era quello di lavorare comunque nella musica, ecco. Però, cioè, non lavorare nella musica, diciamo, magari quella che hai fatto, ma cioè, c'era comunque l'obiettivo di fare un gruppo tuo o comunque magari trovare un gruppo con cui lavorare, giusto? Capito bene? Sì, ma all'inizio sì, quando avevo 80 giorni, intorno ai 20 anni, mi sono messo dai 3-4 anni, quegli anni lì, riprendendo un po' il discorso che faceva la puntata precedente di Gregorio, che diceva che insomma devi farti trovare pronto quando passa il treno, no? E a Sì, volte ti fai certo. trovare pronto, passa il treno, ma il treno deraglia anche qualche volta, diciamo, no, no, cioè non arriva sempre a Può destinazione, no? essere, Per una certo. serie di motivi. No? Per cui Certo. un treno lo prendi insieme agli altri, poi tocca scendere tutti quanti, per cui le cose non vanno bene neanche quando apparentemente sembra che stia andando tutto bene, c'è una copertura economica, c'è una copertura diciamo di produzione, discografica, tutto quello che vuoi, però le cose se non devono andare non vanno, e se deraglia vuol dire che deve deragliare, poche storie, cioè alla Certo. fine penso sia giusto anche così. Cioè, non ci sono rimorsi, cioè c'è l'analisi che fai, soprattutto ad una certa età, in maturità, comunque le cose le vedi, diciamo, con più obiettività, ecco. Sì, ma io ti volevo chiedere una cosa a proposito di uno dei miei idoli che ha accompagnato in parte la mia infanzia, poi la mia adolescenza. Ma anche per molto tempo dopo, devo dire, che è stato Giorgio Gaber. Tu hai lavorato con lui per un bel po' di tempo e ti volevo chiedere, com'è stato lavorare con lui, com'è stato lavorare con lui in quegli anni, tu eri nel ruolo di percussionista comunque, no? Con Gaber un po' insomma la stessa storia. Io praticamente non, cioè ero giovane, niente, ho fatto questo tour, che era un tour abbastanza lungo, cioè, mi ricordo, c'erano tutti lungo, perché da settembre a aprile, maggio, 247 serate, comunque, una attaccata all'altra praticamente, perché se uno conta i giorni, abbiamo suonato tutti i giorni. Madonna. Sì, fu fatto, la tournée era Io se fossi Gaber, fu fatto un album doppio. E niente, cioè, il discorso, allora, Gaber era una persona estremamente professionale, un artista molto preciso, una persona, praticamente, che cosa posso dire, lo spettacolo era gestito
benissimo da lui, cioè, nel senso che il suo ruolo era perfetto, cioè, era come una luce laser, cioè veramente aveva questa capacità di fare tutte le serate, cioè praticamente erano uguali, diciamo, cioè lui era proprio un iperperfezionista, di conseguenza le cose andavano esattamente come dovevano andare, cioè, però anche lì voglio dire, io, cioè, vabbè, ci sono stati così di varia natura, come penso sempre ci siano nel vari turni. Diciamo che anch'io lì, alla fine, siccome ero sempre un po' ribelle, per questo motivo che ti ho detto all'inizio, che io non volevo fare quel lavoro lì, per cui c'è stato un po' che provavo, cioè, mi rendevo conto che non era una cosa che ho pensato di fare nella vita, e decidevo sempre di andare via, e per cui alla fine di quel tour lì, nonostante lui mi avesse chiesto molto sinceramente di rimanere, io decidi di andare via perché, cioè, mi rendevo conto che non era quello che volevo fare. Certo. Poi non lo so, ha torto ragione, cioè, no, no, poi... beh, ma non c'è né torto né ragione, c'è quello che uno fa della sua vita è personale. Ti volevo dire, Angelo, ci sono due domande dalla chat. L'unica cosa, Simone, occhio, perché se ti muovi con i fogli si sente tutto. Sei vicinissimo. Sì, sì, sì. Ciao, Angelo. Allora, sì. Ciao. Allora, infatti, ti volevo chiedere, se, tornando sul tema della puntata La Notte, se per te c'è differenza suonare tra notte e giorno. Mazza, oh, questa l'ha scritta Marzullo, eh? No, vabbè, no, non c'è differenza. Non sono, anche quando ci suonavo così, non amavo fare tardissimo, diciamo, non sono mai stato... Cioè, suonavo, poi sì, chiacchieravo un po', poi andavo a casa, andavo a dormire. Le ore, momenti più... momenti in cui stavo fuori di più era quando suonavo con Cifarelli, perché con Cifarelli non si finisce mai, cioè, per cui con Gigi, per una cosa e l'altra, si faceva tardi, però per me suonare di giorno o di notte non cambia nulla. Diciamo, anche da un punto di vista, diciamo, morale, o comunque magari uno la notte si sente più carico magari rispetto alla suonare di giorno, per te era indifferente? No, non per me era indifferente, perché a me capitava di fare, va bene, chiaramente le serate le facevi sempre la sera, chiaramente, però di giorno mi capitava di fare delle prove anche al mattino, ed era abbastanza divertente anche quello. No, non ho una preferenza, diciamo, per mattino, pomeriggio, sera, notte, non sento la differenza. Poi ce n'era un'altra anche, Simone? Ha risposto a ambedue, diciamo. Ambedue, ah, ok. Ma dalla chat? No. Dalla chat tutto posto. Ah, ok, no, scusa, pensavo che ce ne fosse un'altra nuova, avevo capito che ce n'era un'altra nuova in chat. Scusa, perché non vedo da qua. Appunto, volevo solo così, aspetta, non ti rubiamo troppo tempo, Angelo, in realtà. No, ma io sono a casa, vado tranquillo. No, vabbè. Era solo perché, appunto, avevamo... Sai che noi di solito abbiamo Daniele, stasera non poteva. Sì. E allora mi sei venuto in mente tu, perché, a parte che voi vi siete anche conosciuti, credo, nel periodo in cui lui era a Milano... E avevamo parlato anche di te, infatti, però c'era questo legame, siccome appunto Simone Peduzzi, il nostro amico, ci aveva chiesto di parlare di come utilizzare il vibrafono nella musica pop, e il collegamento col pop era importante, e volevo coinvolgerti in questa discussione, ecco, tutto qua. Volevo chiederti adesso se hai voglia così di chiudere dicendoci che cosa stai ascoltando in questo periodo, che cosa ci consiglieresti di sentire, come, dove, perché, insomma, ecco. vabbè, alcune cose le sai anche tu, perché alcune cose le conosci, perché sì, le noi abbiamo un contatto abbastanza sì frequente, per cui io ultimamente, vabbè, la cosa che mi ha divertito ultimamente è ascoltare sì Luis Cole. Ah, sì. Il batterista è simpatico. Sì, è simpatico. Beh, la cosa che
La cosa che mi affascina di più comunque, diciamo, nei musicisti, ultimamente, credo che sia sempre stato così, cioè, è l'energia, diciamo, la parte energetica, la parte, proprio la forza che una persona mette nella realizzazione di un progetto, indipendentemente dallo stile, dalla tecnica, tutto quello che vuoi, no? Perché, cioè, l'accademismo, cioè fine a se stesso, così c'è tanta gente bravissima che suona benissimo, super bravi, però la cosa diciamo che affascina sempre è un po', perlomeno anche a me, affascina più la parte creativa, la parte originale, la parte inaspettata di quello che stai guardando o ascoltando, diciamo, quello che non ti aspetti, ecco, quella è la cosa che in genere mi incuriosisce di più. Ma infatti sai cosa mi coinvolge di Lewis Cole? È proprio questa capacità di essere creativi, non solo musicalmente, perché musicalmente è bravissimo, cioè una bestia, ma lui monta anche i suoi video, monta anche i video degli amici, cioè monta l'audio ovviamente e fa i mixaggi, cioè è un artista veramente completo. Cioè, lui riesce a creare della musica che di per sé starebbe benissimo su un disco e vive da sola. Ma nel momento in cui oggi uno strumento come, non so, YouTube, Rumble o comunque insomma, quelle che sono le piattaforme, i social che abbiamo a disposizione, sono praticamente alla portata di chiunque, diventano uno strumento per fare arte anche in questo senso. E lui fa veramente impressione da questo punto di vista, cioè al di là della sua capacità polistrumentistica, è veramente un personaggio anche da vedere oltre che da ascoltare. E per un batterista è interessante perché comunque, ripeto, fa veramente delle cose, notevoli. Io penso che se fosse nato negli anni di Frank Zappa, visto che la zona più o meno è quella, sarebbe stato scritturato in 30 secondi, penso. Sì, è una condizione, sembra, non so, un Frank Zappa 3.0, cioè, in certe cose, ad esempio, ascoltando lì il concerto, quel concerto interessante montato tra Los Angeles e l'Olanda, ma alcune cose sono stranissime, perché in alcuni momenti addirittura ricorda i Genesis, ricorda praticamente tutto quel mondo del progressive inglese che io ho conosciuto bene, perché io ho una certa età, per cui sono cresciuto con Gentle Giant, con i King Crimson, con gruppi che praticamente vanno del craft, insomma, c'è tutto quel mondo lì di quegli anni che era Certo. estremamente creativo, che era estremamente libero. Chiaramente lui, cioè la musica Cole, riesce a essere molto, 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 molto chiaro, molto pulito nell'arrangiamento, nell'esecuzione, nella divisione, nella tecnica solistica dei componenti del gruppo, che è una cosa, cioè non è, cioè sono in 14, cioè suonare in 14 a quei livelli Sì, fa non è una cosa impressione. assoluta, sì, è una cosa complicata, perché comunque ci devi credere, cioè ci Sì. devi credere veramente in quello che fai, perché devi dedicare la tua vita, cioè ci devi credere, ci devi buttare dentro e crederci, ma non in maniera, ci devi credere nel senso che già, cioè, è proprio quello che vuoi, ecco, non è una questione economica, secondo me, è una questione proprio, Di una questione, dedizione e disciplina insieme. sì, è una cosa quasi mistica, è una cosa quasi, cioè praticamente sei venuto al mondo perché ti piace quella cosa lì, per Certo. cui non è che non fai troppi ragionamenti. Ed è una cosa che appartiene, che perlomeno la mia esperienza appartiene un po' al passato qua in Italia, perché anche qui, ebbene, la conferma dai gruppi degli anni 60 e 70, credo che i gruppi italiani nati in Italia siano arrivati un po' al successo anche, perché comunque anche loro in altra forma comunque erano convinti in quel periodo di essere nel giusto. È chiaro che poi sistema ti dice, ma guarda, magari è meglio prendere questa scorciatoia, oppure guarda, questa cosa non funziona, poi, cioè, alla fine ci sono un sacco di motivi per i quali non ci provi, non ci credi, non lo fai, e cerchi, come ho detto io all'inizio, qualcuno cerca di vivere
all'interno del sistema musicale, cioè diciamo sopravvivere, perché oggi credo così nella musica: o lavori tanto, o lavori bene, nel senso che hai un giro importante, altrimenti è veramente faticoso oggi pensare di poter sbarcare il lunario se hai una famiglia, se hai delle spese fisse, se, cioè, io conosco un po' abbastanza musicisti e non è che li vedo tutti navigarsi nel loro, no, certo. Ma neanche nell'argento, se per questo, cioè, nel senso che hanno dei problemi che sono proprio dei problemi legati all'epoca, al periodo, cioè si suona per pochi soldi, ma proprio perché quei pochi soldi servono. Certo. Chi deve vivere questa situazione qui sono in parecchi, magari anche bravi. No, assolutamente, certo. No, ma non se ne fa una questione di bravura, assolutamente. Certo, certo. No, è un po' triste, cioè nel senso che insomma l'arte meriterebbe un pochino più di rispetto, però insomma è un po' così, è un'epoca così, è un periodo così, bisogna prenderne atto. Negli Stati Uniti probabilmente è un discorso un po' diverso, perché gli Stati Uniti per mille motivi sono sempre stati comunque un trampolino di lancio per le cose, di certo. Conseguenza c'è una cultura abbastanza diversa dalla nostra, ecco. Sì, sì, sì. Certo. Un modo di pensare abbastanza, cioè loro concepiscono il tempo come denaro veramente, infatti gli americani generalmente ti dicono sempre: io non ho soldi, ma ti do il mio tempo e vediamo che succede. Certo. E qui questo ragionamento è abbastanza difficile, perché qua qualcuno è già disperato di suo e dice: no, se ti do il tempo, i soldi, voglio la certezza di prenderli. Però certo. Così è un casino, cioè non... È come un giocatore vuole giocare, ma non gioca, vuol dire, ma non gioca. Sì, 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 certo, certo, certo. Sì, beh, la situazione poco... adesso è particolarmente buia, visto, per tornare alla questione della notte, per chiudere in bellezza, per chiudere in bellezza. No, è vero, è vero. E, senti, Angelo, noi abbiamo in ballo alcune cose insieme, vabbè, alcuni video che usciranno tra un po' che vabbè, cercheremo di sponsorizzare anche tramite questa simpatica trasmissione. E poi, se ti va, magari una volta vieni a trovarci proprio qua in trasmissione e facciamo qualcosa in particolare. Ma sì, ci inventiamo volentieri. Qualcosa. Tanto noi non abitiamo molto lontano, quindi no, insomma, no, certo. Con Daniele è chiaramente più difficile, perché siamo a 500 km, però tra noi, dai, ce ne sono una quarantina, si può fare. No, io volentieri. No, ma poi, vabbè, quando ho visto comunque la puntata precedente, l'ho vista su YouTube perché non l'avevo vista in diretta, e, niente, cioè, è sempre stimolante, cioè, nel senso che comunque quando un musicista suona bene come te, come suoni tu, e accade qualcosa di contagioso, no? Per cui viene sempre voglia di essere lì, di aggregarsi, di inventare qualcosa, di essere di supporto, di arricchire, di... Perché, ripeto, la mia visione della musica è rimasta quella un po' di sempre, cioè lato puro dell'arte, della forma, no? Per cui non, cioè, se mai uno dovesse dirmi, non so, domani sera, cioè, c'è da fare sta roba a 500 km gradi, sì, io vengo. Cioè, non lo sa, lui conosce, cioè, se c'è da dirsi, c'è gente che va in ferie per dirsi, e spende tantissimi soldi, io posso anche andare a suonare gratis. Giustissimo, giustissimo. Allora ti aspettiamo per una jam notturna. Esatto. Ma sì, ma nessun problema, tanto... Grazie Angelo, sei gentilissimo veramente, grazie mille per le belle parole. E, dai, grazie mille, poi ci aggiorniamo e intanto grazie. Simone, ci sono novità, domande? Salutano dalla chat. Salutano dalla chat, allora, va bene. Va bene. Angelo, grazie mille. Grazie a voi. Un abbraccio forte. Anche a voi.
Ciao, bello, a presto. presto, Ciao, grazie. grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. No, ci sono gli applausi ogni tanto che impazziscono e partono così a caso. Sì, scusami Simone prima per l'audio, ma non avevo calcolato che avendo il microfono vicino probabilmente abbiamo fatto un po' di trambusto per la telefonata. Ma Prossima volta tranquillo, non più di tanto, a mio ci avviso. organizziamo in un altro modo. Se vi va, ok, scusami, da MA1, da MA2, cambiamo. Adesso è arrivato, ci avviamo alla conclusione un po' della trasmissione, però prima ci sono un paio di brani prima della fine delle considerazioni finali e dei saluti. Il primo è in realtà un'improvvisazione che come da scaletta di tutte le puntate c'è sempre un'improvvisazione che io faccio sul tema della serata, quindi questa sera appunto il tema è la notte e quindi boh, mi inventerò qualcosa lavorando in questa direzione. No, beh, in questa direzione devi prendere come spunto, come riferimento le mie indicazioni sul film di Truffaut, scusami. Allora, per me va Anni benissimo. 70, Va francese. bene, per me va bene. Allora, quindi Truffaut, giusto, le tue indicazioni su Truffaut. Tra l'altro, ultima cosa, Simone, probabilmente tu lo conosci. Stavo guardando i film di Mario Bava, Sì. che è un fotografo pazzesco, peraltro, fotografia incredibile, che alcuni sono... ho beccato un noir, poi adesso non mi ricordo il titolo, però ho beccato un noir bellissimo, girato a Roma e con una luce spettacolare, cioè per essere stato girato di notte. Titolo? Appunto, ti ho detto, non mi ricordo adesso il titolo, Ah, scusami. non me lo ricordo la prima cosa che ti ho detto Scusa. perché. Però, se metti, guarda, se intanto che faccio un'improvvisazione, cerchi, cioè la scena madre è Sono già girata. online. Una delle scene madre è girata nel quartiere Coppedè di Roma. Ed è la storia di questa americana che arriva in vacanza a Roma, assiste a un omicidio. Se non che però per una serie di cose, insomma, gli affari si complicano perché questa ragazza non viene creduta, perché viene trovata in un certo modo. Insomma, non voglio spoilerare troppo. Non l'ho visto e inizierò con una ricerca spasmodica Mario proprio con il Bava, sì, titolo. è veramente, veramente un gigante. Poi vabbè, ha fatto anche dei film, cioè, forse più conosciuto come film horror. Però questo qua è un noir molto bello ed è girato tutto interamente di notte, quindi per essere poi in bianco e nero, tra l'altro è capolavoro, eccezionale, veramente, veramente bello, bello, bello. Salutiamo anche Sbrigsgax, che non so come si Ok, pronuncia. Briggs, Sbrigs, Sbrigs, Sbrigs X ok, Ga. ok. Ciao, carissimo o carissima, perché quando ci sono questi nomi non si sa mai bene se si parla. Bene, allora dunque andiamo all'improvvisazione sul tema della notte, Truffaut e amici cantanti.
Era un po' parigino, maestro Vailati? A mio avviso era molto parigino, assolutamente sì. Mi sono lasciato ispirare dalla tua idea francese. Francese ti dice che sei un pro. Sono un? Pro. Un pro. Un pro. Un MacBook Pro. No, pro non capisco un pro. Che cosa sta. Pro professional. Sì, pro. Un pro. Pro e basta. Un pro. Pro. Pro zio, pro zio, forse sì, pro nipote, non lo so. Grazie Benci, grazie mille. Ah, tra l'altro annunciamo, per chi non l'avesse sentito la scorsa settimana, che con Benci, che è il nickname di Ilaria Taroni, grandissima cantante di musica lirica, faremo una trasmissione tra non molto, che si intitolerà appunto Ilaria d'opera, che appunto sviscererà bene tutto quello che si può sviscerare alla musica d'opera. Quindi ringraziamo Ilaria, con la quale faremo tante belle trasmissioni. E il film di cui parlavi, narravi prima le vicende di questa turista romana, se sì, non ho capito sì, male, sì. L'ho trovato, si intitola La ragazza che sapeva troppo. La ragazza che sapeva troppo. Titolo così, parafrasando qualcosa. È vero, La ragazza che sapeva troppo. Giusto. Del 63, ho letto la trama, sembra molto interessante. È bello. È girato, non solo è girato molto bene. Roma by Night. Esatto, ma questa mi sa che è proprio una notte, non è un effetto notte. No, perché Mario Bava è un grandissimo fotografo. E soprattutto avevi i soldi per girare di notte. Quello immagino, cioè, voglio sperare. Cioè, sì, certo. La storia è molto bella. Chiaramente, vabbè, oggi magari nel 2021 qualcuno potrà trovarla un po'... Ma noi amiamo i classici, per chi non avesse capito, amiamo i classici. Esatto, siamo già, diciamo, vecchi. Ti dico solo, Simone, che vorrei fare proprio tutta... Vorrei fare una puntata su Hitchcock. Ma anche no. E ho detto tutto. Ma anche no. Perché no? E chi chiamiamo? Simone, tu sei uno specialista. Serve uno che ne sappia a pacchi. No, vabbè, tu sei uno specialista di Hitchcock.
Allora, cari amici, ci avviamo dunque alla conclusione della trasmissione, spero che sia stata di vostro gradimento. Noi abbiamo cercato di raccontare così anche in maniera molto bonaria, insomma, la notte attraverso questo strumento, ma soprattutto attraverso il jazz, insomma, che è quello che ha accompagnato le nostre serate, nel mio caso la mia vita. E abbiamo cercato di lavorare un pochino anche scusate, abbiamo cercato anche di pensare, di gestire la trasmissione anche sul pop, anche se molto velocemente, grazie alle vostre, i vostri suggerimenti. Ma Quindi ci non abbiate, torneremo. sì, ci torneremo, non abbiate remore a scrivere, a chiedere modifiche o dediche, entro il limite di quello che riesco, insomma, che riusciamo a fare, sarà Tuo dovere e piacere. Io stavo dicendo piacere, il nostro Nel piacere. Poi, piacere c'è anche un po' di dovere. ma perché no? Perché no? Ma perché no? Assolutamente. Bene, ora vi saluto, vi salutiamo con una composizione molto particolare con la quale appunto vi auguriamo una buona notte, visto che abbiamo parlato della notte. Buonanotte. Facciamo un tentativo nella speranza che Twitch, i censori, non ci castrino l'audio, perché utilizzerò una traccia originale, faccio come fanno i DJ, utilizzo una traccia originale e poi ci suono sopra. Questa è una composizione molto, molto bella di Renato Carosone, nella versione di Giacomo Rondinella. L'arrangiamento mi piace di più, mi piace di più questa versione. E vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte. Tra l'altro, Simone, vuoi sapere come ho fatto a scoprire questo brano? Sì, raccontamene, sono curiosissimo. Allora, tu devi sapere, con molti volti, molti, Ma con parole tue? niente, dopo una certa ora si incartano le sillabe. Come molti di voi sapranno, io sono un grandissimo seguace di Raimondo Vianello e di tutto il suo operato, ma soprattutto appunto la coppia poi Mondaini-Vianello, oltre alla Tognazzi-Vianello. E ho scoperto questo brano perché durante una puntata di Casa Vianello, la Mondaini, quando muove i piedi sotto, diciamo, la scena finale, quando sono nel letto e lei simula il nervoso nelle gambe, a un certo punto si gira dall'altra parte e augura la buonanotte. No? Tutte le volte funziona così: fa brrr, buonanotte, brum, e poi comincia ad agitare i piedi. Allora, lei in una puntata dice: buonanotte. Le corde si sono rotte e ho detto boh, non so a che cosa si riferiscano. Poi Ah, beata ignoranza! esatto, una puntata di qualche tempo dopo, in un'altra stagione, lei rifà la stessa cosa. Quindi dico: no, allora qua sta citando qualcosa. Allora ho digitato, ho immaginato fosse una canzone o fosse comunque una poesia, insomma, qualcosa del genere. E ho beccato questa canzone che effettivamente è di Carosone. È una canzone molto bella, molto simpatica. Spero che si sentano. Testo e tutto quanto, io suonerò piano per accompagnarla. No, tu suonerai il vibrafono, non Io il suonerò piano. vibrafono in piano, cioè in dinamica piano. Adesso sei chiaro. Ok, con una dinamica piano suonerò il vibrafono e sperando che appunto si senta tutto e si capiscano anche le parole, ma le brutte andate a cercare la versione, dai, no, facciamo quello che si può. E, io ringrazio. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto, che Sì, ci hanno grazie, seguito anche in veramente. questa puntata e vi aspettiamo alla prossima. Vi aspettiamo alla prossima, sempre martedì prossimo in diretta. Poi questa qua verrà pubblicata su YouTube, potete vederla da lunedì se vorrete. In realtà resta su questo canale Twitch ancora per una settimana o due, mi sembra. Però poi noi poi la pubblichiamo su YouTube, così vi rimane, perché qua poi dopo 15 giorni viene cancellata, quindi per mantenere, insomma, un percorso del lavoro la teniamo qua. E, grazie a tutti, grazie a Simone Vailati, un grandissimo. Grazie Grazie a Marco Bianchi. te, grazie. Sfruttiamo lo stesso applauso. Esatto. Grazie a Angelo Pusceddu, che questa sera è stato nostro ospite telefonico. E grazie a Daniele Di Gregorio, che è sempre il nostro ospite telefonico, a parte questa sera, la prossima volta dovrebbe essere dei nostri ancora. E, quindi grazie a tutti, vi auguro dunque Una buona notte. una buonanotte. Thank you.
avete dato il pan, mi avete dato il sol, mi avete dato il là, ma che ci posso fare? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata, ma che bella serenata e ci siamo messi in tre. Buonanotte, le corde si sono rotte, non posso più suonare. Ah, sì? Già. Che disdetta, se avessi una trombetta, potrei ricominciare. Ah, sì? Già. Non capite? Vuol sentirla serenata, per non farla addormentata. Ha bevuto sei caffè? Ah, sì? Buonanotte, le corde si sono rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va. Ah sì? Già. Guardate ancora là, ed accarezza un fiore di lilla, che a me vuol regalar dopo questa figuraccia. Cari amici, son persuaso che lilla tutto il vaso dal balcone getterà. Buonanotte, le corde si sono rotte e non può più suonar. Ah sì? E già! Che di detta, se avesse una trombetta, potrebbe ricominciar. Ah sì? E già! Non capite? Vuol sentirla serenata, per non farla addormentata. Ha bevuto sei caffè? Corretti! Buonanotte, le corde si sono rotte, e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella, che a nanna se ne va. Ah sì? E già! Non capite? Vuol sentirla serenata, per non farla addormentata. Ha bevuto sei caffè? Ah sì? E beh! Buonanotte, le corde si sono rotte, e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella, che a nanna se ne va. Ah sì? E già! Buonanotte!